Salut ragazzi, qui è Rocet e ben ritrovati ragazzi finalmente nella Egglock randomizzata, randomizer a Pokémon Rosso Fuoco sul canale di Rocet. Allora, siamo qui ragazzi sempre a Zafranopoli dopo che nella scorsa parte avevamo battuto prima la Vandogna, la torre di Lavandogna ragazzi dove c'era dentro il Team Rocket e poi, ahimè, il dojo Caratro dove abbiamo perso per colpa di uno stupido Firo il nostro vecchio Darwin ragazzi che era un Vaporeon che avevamo veramente da un sacco di tempo. Fuori parte ragazzi ho allenato fino al 40 tutto il team e ho messo Athena che avevamo scuso nella scorsa parte ragazzi il nostro scalmo di Shiny acciaio volante con la tua ardita, delle statistiche buone soprattutto in difesa fisica e con il moveset pestone, pugno rapido, ossoclava e ripresa. Non il miglior moveset ma speriamo che impari qualcosa di buono ragazzi perché gli altri sinceramente al momento non volevo metterli come riserve, gli altri che erano il PC e quindi ho scelto di mettere Athena per il momento. Ragazzi, io vi ricordo che comunque sia il mi piace, mi raccomando tanti miei mi piace, ragazzi, per supportarmi, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, la domanda del giorno di Rocet, e ovviamente, ragazzi, spuntate la campanella per le notifiche, molto importante. Allora, qua non abbiamo ancora fatto la cattura a destra, anzi a sinistra, di Azzurropoli, io la faccio qua, ragazzi, col Pokéflauto, con questo Pokémon randomizzato, che è già al 30, quindi potrò portare al 30 il Pokémon che scambierò, insomma, dal PC, con questo Pokémon che è randomizzato. Vediamo un po' cos'è, vediamo un po' cos'è. Yes! Un Pokémon al 30, easy da catturare, Rattata. Allora, pugno rapido sta... ok, sta fava proprio pugno rapido. Beh, dovrei catturarlo subito. Ma dai, ma andiamocene. Ok, questo qua lo scambiamo dopo appena arriviamo a Fuxiapoli. Ebbene sì, perché vorrei fare la palestra in questa parte, ragazzi. Quindi dobbiamo assolutamente sbrigarci. Allora, questi qua non li affronterò tutti perché sono veramente troppi. Magari qualcuno me lo tengo per quando tornerò su, ragazzi, per fare la Silph S.P.A. Miau. Miau anche a te, caro, caro miau. Sì, ma devi buttarlo giù al primo colpo. Togetic. Togetic, ragazzi, la potenza di Athena è ancora un pochino scarsa. È un po' così così, al momento. Però gli altri, cioè, avevo Zigzagoon che no. Avevo Dodo che non aveva delle belle mosse. Avevo Charizard che praticamente può solo farsi esplodere, quindi avevo Deoxys e al momento oltre a Lugia non volevo nessun altro leggendario. Vabbè, PJ, PJ sa dove deve andare. Non butta giù neanche un PJ, oddio. Non la vedo bene per la caratena, sinceramente. No, non volevo fare pugno rapido. Aia. Facciamo Ossoclava. Ok, Ossoclava va decisamente meglio. Tentacool. Ok, dai, no vabbè, buttalo giù subito. Ok, Ossoclava quantomeno è potente ragazzi, però dove poteva andare abbastanza meglio. Allora qua, no, ho fatto ancora uno a caso. Ehi, mi hai urtato. Problema mio, problema tuo, cioè non problema mio. Cioè, hai solo da mettere tre ruote di lontano da questo Sulcun anche, 38. Ok, questo potrebbe essere decisamente un big problema. Quindi, ecco, avevo fulmine con Darwin, niente, non ce l'ho più, fantastico. Sono qui, volo, furto, ci sta perfettamente, con i centauri, un Suicune con furto, un delinquente, fantastico. Ok, facciamo finta di niente, tanto non c'hai assorbacqua, non c'è queste abilità molto molto carine. Ok, bene, adesso ragazzi, percorso 17, speriamo che ci porti furto, qua c'è uno strumento qua sotto, lo scopriremo fra poco. Ecco, appunto per ricordarci che abbiamo perso Darwin, ci mettono un Flareon, che non dovrebbe crepare con pugno rapido in teoria, vero? Oltraggio. Ok, ancora un pugno rapido, perché dovrebbe essere difficile catturare, ragazzi, comunque... Va bene. Te pareva che non c'era subito lo scoccia... Lo zucca pelato, oltretutto, neanche con Charizard. Facciamo così, va? Facciamo che... No, tanto c'è... Vi immaginate se era tipo il moveset autodistruzione, il moveset pazzo omicida che mi faccio esplodere subito. Cioè, ce l'ha sul serio! Ce l'ha sul serio! A memento! Ma che... Ma cosa? Ma cosa? Ma... Oddio, raga. Ma seriamente, ma avete visto? Ma c'è il moveset del Charizard che mi avete inviato voi? Ma che succede? Ma vai a casa, tu... Raul, sono fritto in padella. Ok, i miei Pokémon non si evolvono perché? Forse sei parente di Ash Ketchum. No, beh, questo non dovevo dire perché poi mi arrivano tutti quelli che dicono che odio Ash. Ma in realtà non è vero, però vabbè. Cioè, mamma mia, Rocet, tu te le vai a cercare, caro mio Rocet. Ok, tra l'altro, ok, dobbiamo scambiare poi Rattata appena arriviamo giù a Fuxiapoli. Dato ragazzi, 130 pista ciclabile.
radio di lavandonia e si vola veramente a casa. Allora, percorso 18, quindi posso fare la cattura esattamente qua, insieme a questi avicoltori che... Vediamo un po' cosa ci danno. Oh no. Pugno rapido non gli faccio niente. Allora, se mi faccio buttare giù da Raikou, foschisfera. Ok, certo che se critti ancora. Ok, bravo. Zampillo. Ma lo catturerò magari nel... quando uscirà la decima generazione a questo punto, Raikou, mi dicono. Cioè, è un po' difficile da catturare. Me ne sono accorto che è un po' difficile. Guarda, se lo catturo con la Premier, però veramente mi devono fare presidente degli Stati Uniti, guarda. Cioè... no, non mi fanno presidente, ragazzi. Purtroppo dovete rinunciare a Rocket presidente del mondo, quindi mi spiace. Dovete accontentarvi di Rocket YouTuber. Guardalo. Dai. Non ci sta. Allora, cosa posso ancora fare? Praticamente niente, ragazzi. Ferro artigli. Non posso fargli niente. No. Assolutamente niente. Ma non ci starà mai, raga. Non ci starà mai questo Raikou. Proprio Raikou, cioè... siamo in una Egglock, non in una Nuzlocke dove devo tenere i Pokémon. Devo scambiarli, prima devo catturarli, però poi li devo scambiare. Calmati, che c'è pure la pioggia. Oh mio Dio, calmati. Mandiamo Crystal. Ferro artigli. Non posso più indebolirti, caro mio, però, guarda, se lo prendo con la Pokéball, ma io veramente, niente. No, ragazzi, ma non ci sta. È inutile. Niente. Non posso più neanche debolirlo alla fine, quindi è un pochino difficile. Dai! Oddio! Allora, te ne tiro ancora uno, poi non ne spreco più per te, guarda, perché sei un infame. Guarda, chiudo gli occhi. Lo sento che non ci sei entrato, non è che sono ritardato, mi dicono, eh. Vabbè, dai, ancora una, però, guarda. Bye. Va bene. Cerco sempre nuovi Pokémon nell'erba alta. Chi te l'ha chiesto? Avviciniamo un po' il microfono. Almeno se devo urlare mi sentite bene, perché non vorrei mai che non mi sentite. Egidio con Vileplume. Dite che ce la faccio a farmelo buttare giù? No, non ce la faccio, secondo me. Flagello. Pensavi? Ok, che è appena nata questa Cubone. Beh, Cubone dovrebbe essere abbastanza easy in teoria. Meteor pugno. Sento che se mi faccio buttare... Godo. Ok, dai. Ragazzi, poche chiacchiere, palestra. Voglio fare la palestra perché era un po' di parte che non battiamo le palestre. E quindi quest'oggi voglio rimediare. Probabilmente nella prossima parte faremo zona safari, qualche percorso a destra di... perché io dico di qua? Cioè, vabbè, facciamo finta di niente. A destra, comunque sia. E la Sylph, ragazzi, se riesco. Anzi, sicuramente. Ok, quindi la prova del 9 sta arrivando. Voglio vincere la palestra contro Koga. Ok. Ehi là. La forza non è tutto per i Pokémon, ci vuole tattica. Ti insegnerò io come la strategia può vincere sulla forza bruta. Vabbè, se lo dici tu, io sono pronto a imparare. Ok. Palide, ok. Gol. Perché il cuore? Perché il primo è il 44? Ok, calma. Perché il primo è il 44? Ragazzi, io non... Allora, cioè, Koga è il 50. Ma mi sono pure allenato fino a... Ok, sta brillando. La cosa non mi piace. Oddio. Oh mio Dio, te godo, ok, ci prendo un sacco di esperienza qua, Intanto sento rumori molesti fuori, sembra che stiamo arrivando tipo gli UFO, ma vabbè, facciamo finta di niente, ma ok. Così, ragazzi, le storie del mio quartiere molto, molto universale. Ariyama, ok, questo, ragazzi, non so perché, ma prevedo che abbia vita breve la mia Atena. Lo so, la vedo già morta, non so perché. Ecco, perché ho fatto idropomba che ho volo. Vai, buttalo giù. No! Dai, fuoco pugno, non se ne parla più. Pratica conclusa. Ok, attenta. Oh, ecco, questa è una mossa che mi piace. Al posto di ripresa, che non me ne faccio. No, potevo togliere l'orso clavo. Sono scemo. Sono molto scemo, ragazzi. Oddio. Duskull. Divino. Proteggici tu con la tua pioggia divina. Calmamente non me lo devi fare. Calmamente lo posso fare solo io e nessun altro. Bagon. Ok, Bagon. Megacorn. Vabbè. Pain Split. Vai. Ok, questo è... Mew. Dite che perdo contro questo? No. Mamma mia, ragazzi. Butta giù Mew, il divino. Fantastico, ragazzi. Non c'è nessuno come lui. Questo qua, ciao. Io ti balzo. Tu fai la strampadanza. Io ne approfitto e ti balzo. Allora. Che bello questo passaggio. Allora.
Intanto, mi sa che se faccio in tempo, ragazzi, possiamo ancora fare la zona safari. Mo che ci penso. Peccato, siamo solamente a 10 minuti, quindi onesto, dai. Il maestro Koga discende da una grande famiglia di ninja. E tu da dove discendi? Io sono, insomma, grande capo Rocket. Discendo da tutti i più grandi capi che hanno combattuto nel Team Rocket. Quindi, te le prendi. Ossocava ne colpisce solamente una volta. Ecco, io odio Psiconda. È una mossa che fa veramente schifo, fammelo dire. Fa veramente schifo Psiconda. Ecco, vai a casa magari. Grazie. Allora, Slowpoke. Slowpoke finisce male, secondo me, guarda. Spoiler. No, non finisce male. Non so di che mi fa fuori. Io veramente... sì, vabbè, che ti credi di essere? Miltank, dai. Torna a casa, caro. Ok. Adesso, ragazzi, direi che è il momento di prenderle contro Koga, che va i Pokémon veramente al 50. Dov'è che si passa già? Scusa. Di qua? Eccolo qua, pensavi. Un microbo come te vuole sfidarmi? Bene, ti insegnerò cos'è la paura. Sono un maestro ninja. Proverai la forza terrorizzante dei Pokémon di tipo veleno. Oh mio Dio, sono pronto, sono pronto, dai. Sono pronto alla lotta, sfidiamolo. Ok, parte la sfida con Koga Capo Palestra, con Spill 43. Beh, mica male. Dai, tuono deve entrare, tuono. Non entra. Non bello. Oddio, mi è tolto 43 PS. Vai, tuono è entrato. Probabilmente non lo manderà proprio mai giù, neanche se critta tre volte. Ecco, godo. Questo sì che mi piace. Pensavi. Adesso il problema è, lo butto giù con pestone, sì. Sì, sì. Pensa se lo buttavo giù, veramente impazzivo. Dragonite. Ok, Tsunami. Dovrebbe essere il suo Pokémon più forte, 45. Giro pugno, no, Natural Forza non ha... Ok, comete, vabbè, comete. Guarda. Beh, giro pugno è per 4, non è stabata, ma dovrebbe fargli veramente il culo. No, non glielo fa, non glielo fa. Dragonite usa Natural Forza che diventa, vabbè... Dai, pensavo un pochino di più di sostanza in un Dragonite, invece no. Niente sostanza, però i livelli sono molto alti. Nidoran Mask sono... 49! Ma che cavolo ti sei fumato? Oddio, ma che si è fumato, ragazzi, il Koga? Cioè, veramente le peggio cose. 49! Cioè, ma ci rendiamo conto? Dunsparce, vabbè, Dunsparce. Andiamo Crystal. Ok, vai. Ma perché 49? Questo qua c'era il 40, questo qua è il 43. Bam! Stramontante violentissimo, ragazzi, che non lo one shot. Attacca lite, vabbè, ti faccio idropompa. No, non te lo faccio invece. Rotolamento, certo. Cioè, ah, giusto. Vabbè. No! Non fare cavolate, Rocket. Ragazzi, che ve lo so dire? Con 9 livelli di differenza dal suo Pokémon più forte che era... Me lo sono già scordato. Non mi ricordo già più chi era il suo Pokémon più forte a 49. Ah, Nidoran, giusto. Ti conferisco la medaglia Anima. Direttamente da Creepy, ragazzi. Perché la mascotte di Creepy è Koga, quindi... Ok, medaglia anima conquistata. MT-06 che contiene tossina. Una mossa vecchia 4400 anni, non mi ricordo. Bello, il crocolpo mi piace. Il divino può farlo addirittura in crocolpo. Beh, però il divino è già messo bene così. Quindi non voglio dargli ulteriore potenza, ragazzi, per distruggere metà universo. Allora, adesso usciamo. E possiamo ancora fare la cattura alla... No, prima di tutto facciamo così. Facciamo così. Allora, visto che siamo qua, ragazzi, e ho ancora un po' di minuti disponibili per voi, tutti per voi, voglio scambiare quel Rattata che ho trovato al posto di Snorlax. A livello 30, molto bene. Adesso facciamo, ritorniamo alla vecchia pratica del bendaggio con le mani. E li metto qua. Qua. Ok. Box 2, mi dicono, Allora, adesso devo di nuovo rimettere la regina nel box dei panchinari. No, nel cimitero. Che porta male, che porta male, non farlo. Vediamo un po'. Dai, dai. Subito, 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 vediamo un po'. Ditto. Ditto shiny. Ditto shiny, ragazzi, cioè veramente. Ditto shiny. Allora, è un Pokémon, insomma, molto, molto... manipolabile, se così posso dire, se questa parola esiste. Lo chiamo. Vediamo se ci sta. No, non ci sta così. Volevo chiamarlo Mr. Fantastic, come quello dei Fantastici 4. Non ci sta, vero? Non penso ci stia. No, ma non ci starà mai. Sì.
Mr. Fanta. Lo chiamo Fantastic, dai. Tanto ragazzi non penso di mettere in squadra un dito, sinceramente, anche se ha le peggio mosse. Non so scrivere, oh! Non so scrivere! Dai, ce la posso fare. Allora, mi affligge qualche problema, ma veramente strano. Non so scrivere, veramente non so scrivere, ragazzi. È il joystick che mi distrae. Oh, ce l'abbiamo fatta dopo tre quarti d'ora. Allora, vediamo un po', ragazzi. Normale, ardito. Di nuovo con... non è male, però, Trasformazione, non è male. Danza spada. È buono, ragazzi. Però potrei metterlo in team se mi muore qualcuno. Guarda con l'esplosione. Siete proprio dei pazzi maniaci. Oh mio Dio, ancora. Allora, mettiamo, ragazzi, Fantastic nei panchinari qua in tribuna. Lo lederò con le caramelle fino al 30, come dicono le regole della Egglock. Allora, direi che per questo episodio possiamo anche salutarci, perché sì, dai, sono già 16 minuti. Quindi, ragazzi, mi raccomando, nella prossima parte faremo la zona safari e la Sylph. Quindi mi raccomando, non deludetemi, il supporto, il commento, il mi piace, la campanella e l'iscrizione. Noi ci vediamo, ragazzi, domani con un prossimo video, sempre che sul canale di Rocket. Quindi un saluto, buon pomeriggio e ovviamente bye bye, ragazzi.